Perfetto, è partita la registrazione. Allora, mettiamoci come sempre sul nostro tappetino. Partiamo dal basso, quindi partiamo dai piedi e dalle caviglie. Allora, iniziamo a dondolare un po' sui nostri piedi, andando dai talloni alla punta. Però mi raccomando, è già un esercizio di attivazione, nel senso che se già non tengo gli addominali, rischio proprio di cadere. Già nel primo esercizio. Quindi ormai so come mi devo posizionare, con l'omelico che spinge dentro per attivare il trasverso e inizio a sensibilizzare i miei piedi, andando dall'appoggio dei talloni all'appoggio delle dita. Intanto le spalle si abbassano bene. Ok, finisco bene il mio movimento. Adesso l'esercizio un piede alla volta, se no ci facciamo male. Facciamo la flessione delle dita, quindi cerco di piegare le dita verso la pianta del piede e questo esercizio è meglio farlo un piede alla volta. Mi fermo con un piede in flessione e rotolo dall'alluce al mignolino. Adesso proviamo con lo stesso piede a distendere di nuovo le dita, rimango sull'appoggio del metatarso e dondolo questa volta più che sulle dita, proprio sul metatarso, sempre dall'alluce al metatarso del mignolino. Ok, lascio. Cambio piede, quindi prima vado in flessione e da qui lavoro proprio bene sulle dita. Le dita le distendo e vado a lavorare di più sul metatarso. Perfetto, dai, lasciamo andare, passiamo alle ginocchia, vado a mettere le mani non proprio sull'articolazione del ginocchio, ma sulla coscia, disegno dei cerchi che si allargano in un senso di rotazione e nel senso opposto. Mentre allargo entra l'aria, mentre chiudo butto fuori l'aria. Adesso le faccio andare insieme le due ginocchia e pian piano, mantenendo il controllo della colonna, provo a distendere anche le gambe. Cambiate semplicemente giro. Perfetto, finisco, torno su. Non porto bene il mio piede destro avanti. Cerco di appoggiare bene le dita, scusate, sposto il materassino, se no non si vede niente. Okay? Il piede sinistro dritto appoggiato dietro di voi, quindi non ho la punta storta dietro, ma è perfettamente dritta. Il ginocchio destro è quello che si piega, ma devo percepire anche la caviglia sinistra che lavora e poi distendo. Quindi butto fuori l'aria, addominali attivi, distendo, prendo respiro. Quindi caviglie e ginocchia che lavorano. Piego, quindi della gamba destra, che è la gamba anteriore, lavora il ginocchio, tutte e due le gambe stanno facendo lavorare anche le caviglie. Ancora una volta. E adesso inverto la posizione. Okay? Quindi piede sinistro avanti, destro dietro, tutti e due i piedi belli dritti. Espiro, vado in avanti, ma devo arrivare fino a sentire il lavoro sulle caviglie, quindi non limitatevi a piegare il ginocchio. Ma lavorate bene concentrandovi anche sulle caviglie. Ultimo. E poi cambiamo, saliamo, andiamo a lavorare sulle anche, inizio a sollevare un ginocchio alla volta. Quindi ho l'addome attivo, sollevo, prendo bene l'aria, appoggio, butto fuori. Perfetto,
Ricordiamoci, ormai lo sappiamo, che il piede in appoggio deve lavorare. Quindi non lasciatelo molle, ma la gamba d'appoggio è completamente attiva prima di sollevare il ginocchio. Fatene ancora uno per gamba. Poi ci concentriamo solo sull'anca destra, questa volta circonduzione. Quindi il ginocchio destro esce all'esterno, va in avanti, posso distendere senza appoggiare, ho bisogno di appoggiare, andrò ad appoggiare. Quindi una bella circonduzione ampia dell'anca. Attivo bene il trasverso, quindi spingo bene l'ombelico in dentro, apro le spalle, mantengo lo sguardo fermo in avanti. Ok, cambiamo giro, quindi il ginocchio sale davanti, si apre all'esterno e ruota indietro, davanti, esterno, ruoto. Andiamo ad eseguire l'ultimo prima di cambiare gamba. E quando ho finito appoggio bene. Quindi vado all'esterno col ginocchio sinistro, davanti e scendo, esterno, davanti e scendo. Cambiamo giro, quindi sale davanti, va all'esterno e ruota indietro. Mentre sale il ginocchio deve entrare l'aria, mentre sta andando giù butto fuori. Ultimissimo, quindi con l'anca ci siamo avvicinati al bacino e adesso andiamo a lavorare proprio bene col bacino, quindi retroversione fuori l'aria, lentamente posso aumentare la curva lombare, ricordatevi gradualmente, soprattutto se siete stati tanto seduti, tanto fermi oggi, non esagerate nell'ampiezza dei movimenti, quando sentite che la schiena permette, allora lo fate diventare più ampio. Ancora una retroversione. E adesso mantengo la curva fisiologica e provo a spostare il bacino da destra a sinistra. Da destra a sinistra. Quindi le ginocchia sono rilassate, morbide, i piedi bene in appoggio e provo a vedere se il mio bacino si muove o se è inchiodato. Da destra a sinistra. Vado ad ascoltare le sensazioni che avete. Ad esempio io percepisco molto meno movimento quando il mio bacino si sposta a sinistra rispetto a quando si sposta a destra. Vado ad ascoltarvi anche voi. Ancora uno. Allungo bene la colonna e inizio a fletterla di lato. Quindi continuiamo a lavorare sulla schiena. Aumentiamo il nostro lavoro usando anche le braccia. Ogni volta che passate per il centro, mi raccomando, allungamento della colonna. Ancora uno per lato. Unisco le braccia nel cosacco, giù bene le spalle e le scapole, torsione. Ricordiamoci la testa esattamente nel centro delle braccia. Il capo non si muove in questo esercizio, è il busto, piedi fermi. Concludo bene il movimento, mantengo la posizione delle braccia, salgo e scendo. Inspiro, salgo, espiro, scendo. Sistemo le mani in appoggio sui gomiti e vado, salgo, abbasso bene le spalle, scendo. Inspiro, salgo, espiro, scendo. Adesso prova a rimanere in alto, scusate, alzo la telecamera, sennò rischiate di non capire l'esercizio. Da qui disegno dei cerchi. Per il momento sono spalle.
Pronti a cambiare giro? Quindi vado dalla parte opposta, salgo, prendo l'aria, vado giù, butto fuori. Ancora. Ok, torno giù, sollevo proprio bene le braccia tese, ma inizio a sollevare anche i talloni, giù bene le spalle, giù bene le scapole, addominali attivi. Quando accompagno la discesa dei talloni, spingo bene indietro le braccia, sto buttando fuori l'aria, mentre salgo inspiro e mentre scendo fuori l'aria, spingo indietro le spalle. Ultima, rimangono indietro le spalle, piccola spinta indietro, piccola, piccola, bene indietro. Adesso girate le mani palmo verso palmo e immaginate proprio di battere le mani. Cerchiamo di toccare palmo contro palmo. E ogni volta starò buttando fuori l'aria. Attenti che viene un po' da perdere la postura, invece cercate di stringere bene l'addome. Rilasso le ginocchia, la testa tira verso l'alto, i piedi spingono verso il terreno. Ok, pronti a fare un roll down, quindi lascio andare le braccia, vado giù, fuori l'aria, scendo. Prendo l'aria e torno su con l'alto espiratorio. Sollevo le braccia in alto, faccio un bel cerchio, vado giù, roll down. Salgo con l'atto espiratorio, quando sono con la schiena abbastanza dritta apro le braccia, le apro all'esterno, salgo, prendo l'aria, scendo, roll down. Inspiro quando sono giù, salgo con l'atto espiratorio, le braccia adesso salgono davanti a noi, su in alto, giro largo, scendo. Inspiro e torno su con l'alto espiratorio. Poi man mano che la schiena si raddrizza, le braccia si aprono, lo eseguiamo per l'ultima volta. Scendo, ultimo roll down. E torniamo su solo con la schiena, lasciamo ferme le braccia. Perfetto. Portiamoci in V Pilates, quindi talloni uniti, punta in fuori, come la prima posizione della danza, ok? Le braccia sono aperte, a questo punto avrò le spalle basse, le scapole basse, gli addominali belli stretti, sollevo i talloni, immagino di abbracciare una grossa palla e poi scendo, apro e provo ad avvicinare le scapole. E vado, sollevo. Attenzione alla respirazione, le braccia vi fanno aprire e chiudere il torace, quindi è lì che dobbiamo buttare fuori l'aria. Nella chiusura del petto espiro, nell'apertura del torace prendo l'aria, ok? E vado, sollevo, espiro, chiudo le braccia. Controllate proprio bene le spalle, le scapole, ricordatevi la spinta delle scapole verso il basso. Fate l'ultimo. Adesso tenendo e poi abbasso le braccia, con l'atto espiratorio abbasso bene le braccia. Quindi tenendo le punte in fuori andiamo nello squat in plié o sapete che è chiamato anche squat sumo. Quindi gambe larghe, mi raccomando, punte in fuori. Andiamo ad usare i pettorali, quindi porto i gomiti all'altezza delle spalle, attivo l'addome, piego le gambe, chiudo le braccia, espiro. Apro, prendo bene l'aria e vado giù e apro.
Adesso noi proviamo a mantenere le gambe piegate, le braccia si aprono, giù bene spalle scapole, avvicino anche tra di loro un po' le scapole, provo a sollevare i due talloni, espiro, appoggio, prendo l'aria e non casco, sollevo, fuori bene l'aria, appoggio, prendo il respiro. Proviamo ancora una volta, poi rimango in posizione con i talloni appoggiati, stringo le mani nel pugno, circolo delle spalle, quindi cerchiolino, andiamo in avanti, cercando di mantenere sempre le braccia parallele al pavimento, quindi non crollo, rimango su, e sono piccolini, ogni cerchio è un bel atto espiratorio. Andiamo indietro. Perfetto, sollevo un attimo le braccia, prendo bene il respiro, le lascio andare, respiro, le riporto in linea, qua, di nuovo ben distese. Adesso la gamba sinistra si distende, piego bene la destra, espiro. Torno nel centro, prendo l'aria e cambio. Torno, inspiro, spingo bene i piedi e cambio. Addome in tenuta, spalle, scapole, le controllo, le spingo giù per bene, avvicino tra di loro un po' le scapole. Ricordatevi tutte le posizioni Pilates. Non fermatevi, Non capisco cosa è successo alla Grazia. Dai, ancora almeno uno per lato. Ok, se ho finito, distendo tutto, sollevo le braccia, i piedi tornano belli dritti, ok? Però ho ancora le gambe divaricate. Mi allungo in avanti, inizio ad espirare e poi piano piano mi lascio andare. Mi abbandono un po', rilasso il capo, sento l'allungamento delle gambe, abbandono le spalle. Faccio ancora un bel respiro. E poi piano piano piego le ginocchia e faccio il mio roll up e salgo. Ok, adesso ci prepariamo per scendere bene, eh? Quindi le gambe devono essere a larghezza del bacino e mi preparo per andare giù. Ci portiamo in quadrupedia, quindi facciamo il nostro roll down, scendo bene, vado giù, le mani camminano, prendo bene il respiro mentre cammino con le mani. Vado ad appoggiare le mie ginocchia, butto bene fuori l'aria, rilasso i piedi e inizio a fare sempre un po' il mio gatto leone, che è un esercizio che fa benissimo alla colonna, quindi ne approfittiamo sempre. Tanto controllate la postura, ricordatevi bene i polsi esattamente sotto le spalle, i gomiti mai in iperestensione. Il movimento deve nascere come un'onda dal coccige e arrivare al tratto cervicale. Le gambe sono a larghezza del bacino, le ginocchia esattamente sotto le anche. Ancora uno. E
poi cerco subito di ritornare con la colonna dritta, spingere bene l'ombelico in dentro, spingere le spalle indietro e provo a sollevare di qualche centimetro le ginocchia. Quindi iniziamo subito a stimolare gli addominali, ok? Quindi provo a staccare le ginocchia, espiro e pian piano accompagno la discesa. Questo esercizio può essere fatto con i piedi distesi come ce li ho in questo momento, qualcuno preferisce farlo con i piedi in presa. Quindi sentite voi come è meglio questo esercizio sul vostro corpo. Ancora una volta, poi mi siedo bene sui talloni con l'atto espiratorio, srotolo subito la schiena e mi ritrovo in ginocchio, quindi prendo l'aria da fermo, arrollato, torno su, butto bene fuori l'aria, apro bene le mie braccia, prendo il respiro, arrotondo il tratto cervicale e dorsale, spingo bene l'ombelico in dentro e poi mi apro, prendo l'aria. E di nuovo cervicale dorsale e mi apro. Ancora una volta mi apro, giro bene il palmo verso l'alto e con l'atto espiratorio avvicino i gomiti al fianco, andando a chiudere le scapole e poi mi allungo, prendo l'aria e di nuovo chiudo, mi allungo, prendo il respiro. Ultima volta, allungo e vado giù, scendo fuori l'aria, mi porto proprio nel bambino con le braccia in avanti e per prendere respiro vado in quadrupedia. Questa volta punto i piedi, tutti quanti, piedi ben in presa. Con l'atto espiratorio il nostro bacino questa volta sale, quindi le ginocchia si staccano completamente da terra, vado super bene, espiro. Accompagno la discesa delle ginocchia, prendo bene l'aria e poi butto fuori l'aria e salgo di nuovo. E accompagno la discesa, prendo respiro. E ancora, andiamo a farlo ancora una volta. E da qui mi porto nel bambino con l'atto espiratorio, prendo l'aria, srotolo la colonna, butto bene fuori l'aria, ritorno in ginocchio. Mi preparo per la Z, quindi addominali belli stretti e inizio ad andare nella mia Z. E torno, mi allungo e cresco verso il soffitto. E di nuovo butto bene fuori l'aria. E torno. Facciamo l'ultimissima Z. Adesso, una volta tornati, apriamo bene le braccia, prendiamo l'aria, salgo in alto, le porto di nuovo a candeliere con l'atto espiratorio.
Ok, ancora un lavoro per andare a rinforzare la zona delle scapole. Quindi salgo bene in alto, inspiro. Quando scendo i gomiti vanno verso il busto, fuori l'aria, vicino alle scapole. E poi apro e salgo, prendo l'aria. Quindi l'esercizio è nell'avvicinare le scapole, è lì che dovete lavorare. Salgo bene, prendo l'aria e torno, espiro. E ancora. Cercate sempre di lavorare con la colonna in allungamento, quindi dovete avere sempre quella sensazione di una parte del corpo che spinge sul pavimento, che in questo caso sono le ginocchia, e del capo che tira verso l'alto. E in più attivo l'addome, mi raccomando, e lavoro con le scapole. Dai, ancora due. Andiamo a fare l'ultimo. Torniamo su di nuovo. Giro largo, scendo bene con la schiena, man mano mi porto nel bambino, espiro, mi porto in quadrupedia, prendo l'aria, punto i piedi, salgo su in alto, fuori bene l'aria, col bacino salgo. E da qui attenzione che aumentiamo, entriamo in plank, prendo bene l'aria, attivo subito bene l'addome, non collasso, vado su col mio bacino, espiro. E di nuovo, plank, prendo l'aria. Cercate di lavorare pensando di mobilizzare anche la colonna. Quindi prima di entrare in plank, arrotondo la schiena e poi la distendo e sono in plank. E da qui, piano piano, salgo col bacino. Quindi arrotondo la colonna e poi la distendo. Ancora una volta, andiamo a fare ancora un plank. Quando sono nel plank, col prossimo atto espiratorio appoggio le ginocchia e controllo la discesa. Continuo ad espirare, mi porto nel bambino. Prendo l'aria mentre sono nel bambino, roll up e mi ritrovo in ginocchio. Atto espiratorio, eseguo il mio roll up. E salgo su di nuovo, bene in ginocchio. Perfetto. Ok, continuiamo a lavorare quindi in questa posizione. Quindi inizio ad entrare nella mia Z, respiro. Prendo bene il respiro, gomito destro che va indietro, ruoto la colonna e torno. E ancora, sinistra e torno. Destra. Mentre andate in torsione, il braccio vi fa aprire il petto, fate entrare l'aria e chiudete nell'andare in avanti. Quindi prendo bene l'aria, sento il petto che va in apertura mentre sono in torsione e poi torno. Ancora. Ultimo. Inspiro. Torno dalla mia Z, fuori bene l'aria. Ok, da qui sollevo le braccia, prendo bene l'aria. Di nuovo candeliere, fuori l'aria. Adesso non saranno più proprio le scapole a lavorare, anche se chiaramente anche loro lavorano, ma ci concentriamo di più sulla cuffia dei rotatori, come abbiamo fatto prima in circle delle spalle, ok? Quindi questa volta scendo, immaginando di appoggiare prima l'avambraccio, le mani su un trono e poi provo a scendere un po' di più a fare il candeliere inverso. Vedo se posso farlo, ok? Inspiro, mi blocco a metà, continuo a prendere l'aria, salgo. Butto fuori l'aria, mi blocco a metà e poi continuo a scendere. Quindi ognuno di noi troverà il limite dell'esercizio, eh? Ricordiamoci sempre di non lavorare sul dolore, soprattutto se avete tensioni alle spalle mentre fate questo movimento. Fermatevi prima di percepire dolore.
Facciamolo l'ultima volta. Fino a tornare bene a candeliere. Butto fuori l'aria in posizione. Allungo in alto, prendo respiro. Scendo ancora una volta nel bambino, eh? Quindi vado giù, mi porto sui talloni, sto buttando fuori l'aria, mi allungo bene. Prendendo il respiro, torno in quadrupedia, piedi in presa, atto espiratorio, sale il bacino, attivate subito gli addominali, eh? Super bene. Entriamo in plank, prendiamo l'aria, mi blocco in plank, sale la gamba destra 10 volte, sollevo e sfioro il pavimento, sollevo e sfioro il pavimento, fuori l'aria mentre sale. Appoggio per bene, sale la gamba sinistra. Appoggio, prendo il respiro, accompagno la discesa delle ginocchia con l'atto espiratorio, atto bello lungo fino ad andare nel bambino. Questa volta rimango qua, qualche respiro, piccola pausa. Mi fate ancora un bel respiro profondo. Poi ci mettiamo seduti sui talloni, quindi roll up, espiro, rimango col bacino basso perché tanto devo cambiare posizione. Quindi una volta che ho la colonna dritta, libero le gambe, le distendo ma le apro. Allora, andiamo a cercare di nuovo una torsione, visto che ne stiamo facendo un po'. Quindi spingo bene i glutei sul pavimento, allungo bene la schiena, apro le braccia morbide, inizio a ruotare la colonna, espiro, passo per il centro, prendo l'aria, mi allungo, cambio, vado dalla parte opposta. Se non riesco a tenerle distese, le piego un po' le ginocchia, eh? Va benissimo lavorare con le ginocchia piegate. Poi ricordatevi, se siete a casa e avete un cuscino a portata di mano, vi sta facendo fatica, può mettere un cuscino sotto i glutei, col bacino più alto diventerà più facile l'esercizio. Andiamo a farne ancora una. Quando ho finito, lascio andare, espiro. Le gambe le avvicino tra di loro, le mantengo alla larghezza del bacino. Tra poco faremo un altro esercizio con le gambe divaricate. E adesso scendo nella mia C, butto bene fuori l'aria, mi arrotondo, torno su, mi allungo per bene, prendo respiro e vado. Adesso per chi può, la C si trasforma nella discesa completa della schiena, quindi roll down per chi può, se no continua a fare la C. E chi scende accompagna vertebra dopo vertebra, si allunga indietro prendendo bene l'aria e poi inizia la salita. Quindi mi chiudo, spingo bene la gamba qui dentro, butto fuori l'aria e salgo prendendo l'aria. E vado. Man mano che salite vi bloccate, non tornate più giù, abbassiamo solo le braccia.
Apriamo di nuovo le gambe, andiamo a fare un altro lavoro per la schiena, quindi ogni tanto passiamo degli esercizi per la schiena. Da qui apro di nuovo le braccia. Questa volta provo proprio nel buttare fuori l'aria, porto la mano sinistra al di là del piede destro e il braccio destro si allunga indietro e sta buttando fuori l'aria. Poi torno su, mi apro, prendo respiro allungo e spingo gli ischi a terra e lo eseguo dalla parte opposta. Si chiama spine stretch forward. E vado. Mi allungo, torno su, spingo gli ischi, allungo il capo e poi mi fletto dalla parte opposta. Sempre chi non può con le gambe tese si può eseguire con le gambe piegate, se faccio fatica a mantenere le gambe belle tese. Andiamo a fare proprio l'ultimo per lato. Su per il centro, spingo giù le spalle e le scapole. Ogni principio Pilates ogni volta è da riproporre, da riprodurre. E poi lascio andare, sono finito. Chiudo le gambe. E ritorniamo alla nostra C, ok? Attenzione che modificherò un po' di cose per aumentare l'intensità, perché ormai di C ne abbiamo fatte tantissime, ok? Quindi scendo nella mia C, butto fuori l'aria, mi vado a guardare l'ombelico, rimango qua, spingo bene l'ombelico indietro, inizio a far salire il braccio destro, prendo respiro, abbasso, butto fuori l'aria, salgo il sinistro e abbasso e vado interno. Abbiamo fatti tre per braccio, facciamone tre usando le due braccia insieme. Inspiro ed espiro. Chiaramente più aumenta il lavoro, più dovrò tenere in forte l'ombelico in dentro. Mi fermo con le braccia davanti a me, continuo la discesa, vado giù, roll down, scendo, mi allungo indietro, pronti per salire. Prendo bene il respiro e vado, salgo. Questa volta sollevo le braccia verso l'alto per poi andare in avanti prima di scendere. E vado in avanti, espiro completamente, uso tutte le vertebre. Allungo la colonna, salgo su le braccia, vado, roll down, vado indietro. Bene, bene, indietro le braccia, inspiro. E di nuovo vado su, quindi mi allungo, prendo l'aria, mi fletto in avanti, espiro, arrotondo, salgo per bene, scendo, andiamo a farlo un'ultima volta. Torniamo su con la schiena bella dritta e poi abbassiamo le braccia davanti a noi. Ok, da qui C, ma questa volta usando le gambe, non le braccia, quindi scendo nella mia C, mi arrotondo, spingo bene l'ombelico indietro, devo sentire proprio l'addome bello duro. Sale la gamba destra, espiro, sfioro il pavimento. Sale, fuori l'aria, sfioro il pavimento, prendo respiro. Cambio gamba. Ancora una volta. E torno su bene, inspiro. Spine stretch, ve lo ricordate? Braccia davanti a voi. Quindi da qui. Cervicale, dorsale, l'ombelico che spinge in dentro, mentre le braccia allungano in avanti, l'ombelico spinge in dentro e srotolo e salgo per bene. E di nuovo. Thank you.
Andiamo a fare un ultimo spine stretch. Salgo per bene. Ok, da qui braccia davanti, attenti bene, noi proviamo a fare una C un po' diversa, provate a sbilanciarvi alla vostra destra. Ok, vado indietro nella mia C, ruoto a sinistra, torno bello dritto e mi fermo, non c'è bisogno adesso di aggiungere le braccia, impariamo prima il movimento, poi chiaramente potremo aumentare. Quindi mi sbilancio a destra, mi arrotondo bene, ritrovo il centro e sono nella C. Mi sbilancio a sinistra, torno su. Quindi, andando a destra e indietro, butto fuori l'aria, mi raccomando. Mentre vado a sinistra e salgo, prendo il respiro. Ancora, a destra e indietro. Sinistra, torno su. Andiamo a farlo ancora una volta. Destra. Torno su. Giriamo dalla parte opposta, quindi inizio ad andare a sinistra, butto fuori l'aria, torno nel centro, salgo a destra, prendo respiro e torno bello dritto, di sinistra, dietro, destra, centro, ancora, ancora due. Ultimissima. Ok, pronti a scendere? Quindi mi arrotondo, per me questa schiena è pronta, scendo, mi allungo sempre ben indietro e poi ginocchia tranquillamente al petto. Butto fuori l'aria, decomprimo subito la zona lombare stringendo le ginocchia e faccio un bel rondolino a destra e sinistra. Bene, quindi noi andiamo ad appoggiare bene i piedi, partiamo sempre con la nostra schiena, quindi andiamo ad appoggiare, ormai lo sapete, caviglie esattamente perpendicolare al ginocchio, gambe a larghezza del bacino. Preparo le braccia distese lungo i fianchi, le spalle ben appoggiate e inizio a fare tre volte il mio ponte, semplicemente. Quindi retroversione, spingo l'ombelico indietro, vertebra dopo vertebra salgo, scontando bene fuori l'aria. Quando sono su, controllo di avere il trasverso attivo, così io vedo la pancia che esce, di stare in dentro. Prendo bene l'aria, quindi espandendo il torace, e torno giù, butto fuori l'aria. E cerchiamo di controllare questa attivazione del trasverso, che è un muscolo molto importante per mantenere le posture corrette. Proviamo a non trovarci mai con la pancia che fuoriesce. Man mano che tornate giù, portiamo di nuovo le nostre braccia tese indietro e questa volta le lasciamo tese indietro, ferme lì, tranquille. Tre volte il nostro ponte, quindi retroversione del bacino, salgo, su vertebra dopo vertebra, fuori bene l'aria, il trasverso non si lascia andare, ma è bello attivo, e torno giù con l'atto espiratorio. Tre ponti, con le braccia indietro. Modo da percepire un maggior allungamento della colonna. Rimango su, sono arrivato al terzo ponte, porto giù le braccia, ma il ponte non scende, le apro, salgo in alto e le riporto giù. Sfioro il pavimento, non tocchiamo. Il ponte continua a rimanere bello alto, i piedi spingono, sento l'appoggio delle spalle, della testa. Man mano cambio il giro, quindi salgo, vado indietro, apro e torno lungo i fianchi. Il ponte rimane, continuano a spingere i piedi.
Continua a tenere il trasverso attivo. Ultimo, quando scendono le braccia a due fianchi, li appoggio, prendo un bel respiro e raggiungo il ponte. Tra pochissimo andremo a fare un'altra versione di questo ponte, cambiando un po' lo stimolo sulla schiena. Ma tra poco, adesso portiamo le nostre mani sotto il capo, prepariamo i crunch. Quindi inizio ad attivare anche il mio pavimento pelvico, non più solo il trasverso. Quindi ricordiamoci quando salgo, la pancia deve provare a rimanere piatta, non ad uscire, ma in dentro, contrago il pavimento pelvico, lo risucchio verso l'alto e poi torno e provo a rilassare il pavimento pelvico. Salgo, espiro, scendo, prendo bene l'aria. Quindi due, anzi, tre cose importanti da pensare in questo esercizio. Il mento che non va a toccare il petto, rimane sempre naturalmente staccato. L'attivazione dell'apparato genitale, del pavimento pelvico, perché sappiamo che questo esercizio crea una pressione interna, un aumento di pressione interna che quindi ci dobbiamo proteggere. Far diventare l'esercizio efficace, bisogna imparare ad usare il trasverso, se no questo esercizio veramente serve a poco. Ancora una salita. E poi quando torno giù, le braccia le riporto bene lungo i fianchi. Allora, giochiamo un po' col nostro ponte, ma prima di poterci giocare dovete capire un altro piccolo movimento che può fare il bacino. Quindi lasciate giù le braccia e le spalle tranquillamente. Provate a spingere il piede destro sul pavimento, quel grounding che di solito vi chiedo. Provate a sentire quello che succede se spingo il piede destro, dovreste aver sentito un'inclinazione laterale del lato sinistro del bacino. Tolgo la spinta, il bacino ritorna neutro, spingo il piede sinistro e il mio bacino si sposta a destra. Attenti che non dovete partire dal bacino, dovete partire dal piede per far sì che l'esercizio sia corretto. Quindi ogni volta spingo un piede, sto buttando chiaramente fuori l'aria, e vado a percepire un piccolo movimento del bacino dalla parte opposta del piede che spinge. Chiaramente, chi ha un bacino più mobile sentirà un movimento più ampio, chi ha un bacino un po' più rigido sentirà un movimento un po' più piccolo, ma dovrebbe esserci per tutti. Mi raccomando, partite dal punto giusto, non pensate ad inclinare il bacino, spingete il piede. Anche perché questo esercizio lo dobbiamo abbinare tra pochissimo al ponte. Fatemene ancora uno per lato, per piede. Recuperate bene il centro. Allora, adesso ci serve solo il piede destro, spinge solo lui. Spingo, sento il bacino che si è inclinato a sinistra e provo a cercare bene la retroversione in modo da avere tutta la zona sinistra della schiena appoggiata bene. A questo punto salite nel ponte, sarà un ponte tutto storto, dove percepisco tutto il lato sinistro che sale, torno nel centro e scendo tranquillamente centrale. Quando ho ricreato la curva lombare, spingo il piede sinistro, inclino il bacino in retroversione, sale un ponte tutto storto, dove percepisco tutto il lato destro del corpo che si stacca. Torno dritto e scendo. Recupero la curva lombare, piede destro, spingo, il bacino si inclina a sinistra, vado in retroversione, sale il mio ponte tutto storto, intanto vi state massaggiando la schiena, Tornate nel centro, scendete nel centro. Andiamo a farlo un'ultima volta.
spingo il piede sinistro, inclino il bacino a destra, vado in retroversione, su vertebra dopo vertebra, torno nel centro e scendo. Mi allungo per bene, completamente, e vado a recuperare il ginocchio destro al petto, fuori l'aria. Inspiro, sollevo il capo, butto fuori l'aria, giù bene le spalle, sale la mia gamba a sinistra e vado ad invertire la posizione. Quindi leg stretch. Fermiamoci col ginocchio destro. Adesso attenti bene perché la gamba sinistra si appoggia, il piede destro si porta sulla coscia sinistra e va giù la testa. Ok, quindi andiamo a mettere la mano sinistra sul ginocchio, il braccio destro in apertura col palmo verso l'alto, ruoto giù bene la spalla, mi raccomando, ruoto bene, busto, bacino, la testa va verso il braccio teso. Torno bene nel centro, mi allungo completamente, prendo l'aria, ginocchio sinistro al petto, espiro, al prossimo espiro sulla testa, sollevo la gamba tesa, inspiro e inverto, fuori l'aria. Andiamo a recuperare il ginocchio sinistro, quindi la gamba tesa scende, scende la testa e appoggio la pianta del piede sulla coscia destra. Mano destra sul ginocchio, braccio sinistro bello aperto, appoggio la spalla, prendo l'aria, vado con le gambe verso destra, espiro, la testa a sinistra. Torno bene nel centro, appoggio tutte e due bene i piedi e apro entrambe le braccia e lascio andare le gambe da una parte, la testa dall'altra, torno prendendo l'aria, cambio lato. Cerchiamo di muovere tutto, gambe, quindi il bacino, il busto, il capo. Concludo bene il mio lavoro, mi trovo nel centro, avvicino le piante dei piedi e lascio cadere le due ginocchia. Non sarò più attivo con l'addome, rimango completamente rilassato, anzi il mio respiro adesso andrà a stimolare un po' di più la pancia, non più solo il torace, quindi prendo l'aria, espando la pancia, sento che ho ancora spazio, il respiro arriva fino al torace. Butto fuori l'aria, svuoto dal torace fino alla pancia. E prendo l'aria, pancia, petto, svuoto, petto e pancia. Ancora un bel respiro completo.
poi pian piano lasciamo le gambe, si distendono, allungo bene indietro le braccia e mi stiracchio proprio per bene, tiro una gamba, tiro un braccio, se mi viene da sbadigliare lo faccio, cerco proprio dei movimenti che permettono al corpo di allungarsi un po' di più. Ditevi abbastanza liberi, non c'è il modo giusto e il modo sbagliato. Ok, col prossimo atto espiratorio vado bene a chiudermi questa volta, stringo bene le ginocchia, forti forti, abbasso bene le spalle. Proviamo a portare anche il mento un po' indietro, verso il petto. Va bene, portiamo le nostre mani dietro alle cosce, allunghiamo un attimo le gambe in alto e facciamo dei movimenti liberi con le caviglie. Non preoccupatevi di quello che fate, potete passare da esercizi diversi, ma facciamolo con le gambe alte per stimolare un po' il ritorno veloso. Quindi le caviglie o anche semplicemente anche i piedi si possono muovere. Fate qualche movimento proprio per stimolare la circolazione. Perfetto, le ginocchia si flettono, attivo un po' i miei addominali perché adesso dondolo un po' avanti, un po' indietro e questo movimento mi permetterà di mettermi seduto. Ok, abbiamo proprio terminato, però cerchiamo sempre di alzarci bene, di concludere la lezione in modo corretto. Quindi roll up finale fatto bene con l'attivazione degli addominali fino alla fine, in modo da proteggere la schiena. Bene accompagnato con l'atto espiratorio, le spalle rilassate, le ginocchia rilassate e mi allungo per bene quando ho terminato e sono in alto. Perfetto, noi abbiamo terminato, intanto che voi finite spengo la registrazione.